Buonasera a tutti e bentrovati per questo nuovo episodio di Pillole Musicali. Nell'ultimo episodio siamo andati a stilare una top 5 dei 5 più importanti brani stranieri dedicati a una città. Quest'oggi invece torniamo in Italia con una top 5 tutta personale. Queste sono le 5 più grandi voci femminili della storia della musica italiana. In quinta posizione ho scelto una cantante storica, nata a Genova nel 1952. Stiamo parlando di Antonella Ruggero. Membro fondatore dei Matia Bazar nel 1975, la cantante ligure rimasta nella band fino al 1989, anno nel quale ha iniziato la sua carriera solistica. Con i Matia Bazar ha sfornato dei grandissimi successi: Ti sento, Solo tu, Vacanze romane, Cavallo bianco. Grandi successi che l'hanno portata ad ottenere una fama a livello internazionale. La sua carriera solistica ha avuto grandi successi, soprattutto grandissime collaborazioni come quella con i Timoria o con Ghilo e le Storie Tese. Il brano che ho scelto di farvi sentire è un brano registrato con i Matia Bazar. Lei è Antonella Ruggero e questa è C'è tutto un mondo intorno. Caso un giorno o l'altro ti trovassi solo, sai, senza una compagna che poi ti aiuta nei tuoi guai. E se poi il cielo blu si chiude all'improvviso su di te e ti senti come un ladro che ha paura anche di sé, guardati allo specchio e guarda un poco intorno a te. In quarta posizione troviamo una cantante un po' più recente e soprattutto una cantante che ha fatto un cambiamento radicale nella sua carriera. Stiamo parlando di Elisa Toffoli, nata a Trieste nel 1977 e nota con il semplice nome di Elisa. La cantante ha iniziato la sua carriera solistica nel 1997 con la pubblicazione dell'album Pipes and Flowers, un album interamente in inglese. Dopo quest'album invece troviamo un cambiamento radicale nella cantante che cambia totalmente stile e inizia a cantare in italiano. La cantante triestina vince anche un festival di Sanremo nel 2005 con il brano Luce, Tramonti e Nord-Est. Una canzone incredibile, un festival incredibile con grandissimi concorrenti che hanno cercato di superare Elisa che invece ha prevalso su tutti. Il brano che ho scelto per voi è uno dei brani più celebri dell'album Pipes and Flowers. Lei è Elisa e questa è Labyrinth. Thank you.
Saliamo sul podio. Al terzo posto una cantante della stessa epoca di Elisa. Stiamo parlando di Giorgia Todarani, nata a Roma nel 1971 e nota a tutti con il semplice nome di Giorgia. Una cantante incredibile, con una carriera iniziata negli anni 90 che è condita da grandissime collaborazioni sia italiane che straniere, ne cito solo alcune: Sting, i Simple Minds, Ielo e le Storie Tese, Zucchero, Pino Daniele, Eros Ramazzotti, Luciano Pavarotti. Una carriera ricca di successi internazionali, condita anche da 4 partecipazioni al Festival di Sanremo, nel quale si è piazzata prima nel 1995 e nelle altre partecipazioni è arrivata sempre o seconda o terza. Nel 1995 ha stabilito anche un record per la kermesse della canzone italiana sanremese, vincendo addirittura 4 premi durante la stessa edizione del festival. Una cantante incredibile che ancora oggi riesce a far emozionare milioni di italiani. Questa è Giorgia e questa è Girasole. Giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. E come un girasole giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Tu non ti stanchi mai, tu non ti fermi mai, con gli occhi neri e quelle labbra disegnate. E come un girasole giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Tu non mi basti mai. Senza fiato. In seconda posizione una leggenda della musica italiana, Domenica Rita Adriana Bertè, nota per il grande pubblico con il nome di Mia Martini, soprannome datogli da Alberico Crocetta, il suo primo vero manager. La cantante, nata a Bagnara Calabra nel 1947, è la sorella di Loredana Bertè, un'altra grandissima voce italiana, ed è una delle più importanti e influenti cantanti che la storia della musica italiana abbiano mai visto. Una cantante che ha avuto una carriera che è stata suddivisa in varie fasi, suddivisa a causa di un'operazione alle corde vocali che l'ha tenuta lontana dalle scene negli anni Ottanta e a quelle dicerie. Mia Martini portava sfiga, secondo alcuni. Dicerie che l'hanno ammazzata Mia Martini. L'hanno ammazzata emotivamente e forse anche fisicamente. Mia Martini è morta nel 1995 a Cardano al Campo, in una situazione che ancora aleggia nel mistero. Una situazione misteriosa che nessuno probabilmente saprà mai svelare fino in fondo. Mia Martini ha registrato successi incredibili per la musica italiana, scritti da altri, ma li ha interpretati come quasi nessuno come lei. Un successo incredibile è quello che presenterò stasera. Lei è Mia Martini e questa è Almeno tu nell'universo. Gente strana, prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui senza sé. Come fosse niente, sai, la gente
arrivata. Forse troppo soddisfatta. Segue il mondo ciecamente. Quando la moda cambia, lei pure cambia. Continuamente. Posizione sembra quasi scontato mettere la Tigre di Cremona, Mina Anna Maria Mazzini, nota da tutti come Mina, cantante nata a Busto Arsizio nel 1940, la più grande voce italiana di tutti i tempi, una delle più grandi voci femminili del mondo, una voce incredibile, un'estensione perfetta, una tecnica ineccepibile, un'interpretazione superbe, una voce veramente veramente perfetta. La cantante italiana ha ricevuto complimenti da esponenti incredibili del mondo della musica come Frank Sinatra e Luciano Pavarotti. Nel 1978 si è ritirata dalle scene pubbliche con gli ultimi concerti che sono stati messi in scena alla Bussola Domani di Marina di Pietrasanta in Versilia. Da lì non ha più tenuto nessun concerto dal vivo, ha semplicemente registrato in studio dei successi incredibili. Ha registrato brani iconici come Città Vuota, Parole Parole, Brava, dei successi che però non sono paragonabili a quello che ho deciso di presentarvi io questa sera. Lei è Mina e questa è Se Telefonando. Spero che questo video vi sia piaciuto.
Ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Vi ricordo che tutte le mattine alle 7:30 pubblicherò una nuova drum cover, tutti i lunedì alle 21 un episodio di Story Album e tutti i sabati alle 19 un episodio di pillole musicali. Vi invito ad iscrivervi al canale YouTube, seguirmi sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram di Amici The Drummer. Vi ringrazio ancora per aver visto questo video e vi auguro una buona serata.